essere, che ne so, quasi come almeno una delle due gemelle Kessler o come quella meravigliosa attrice che è Liza Minnelli, ho voluto regalarmi per 10 secondi New York, New York. Ci vediamo dopo, io intanto corro a cambiarmi. Ci vediamo dopo. They say I'm right on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, they'll pick you up right off and you're on your way. Se la pronuncio che viene laggiù, bibi di bobi di bu. Salagatula, mencicabula, bibi di bobi di bu. Fa la magia tutto quel che vuoi tu, bibi di bobi di bu. Salagatula va, mencicabula fa, ma la formula in ver che val di più è bibi di bobi di bu. Salagatula, mencicabula, bibi di bobi di bu. Fa la magia tutto quel che vuoi tu, bibi di bobi di bu. Bibi di bobi di bu. Mamma ti ricordi quando ero piccoletto, quando ci voleva la scaletta quando a letto, come son cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere.
Caglianello, che facevamo i cadetti, viene uno e dice: scusi, che loro fanno i cadetti? Dico: sì, perché? Beh, me ne faccia due. Non l'avesse mai detto, non l'avrebbe sentito nessuno. E cominciò a venire giù un'acqua, ma giù un'acqua che tutti dicevano, almeno andasse in su, ora la riparo io, disse un ingegnere, e non ci riuscì. Eppure era un ingegnere giovane che aspirava alla meta cognata. La cognata? Ma non deve essere così. Dice il comandante che farò una gran carriera, perché gli stivali, gli speroni e la pancera, perché dolce il piede, forte il cuore, la mano lesta, e già sta cazzarola sulla testa. Se vedi un elmo che cammina solo, salutalo e sollevalo dal suolo, e sotto, mamma mia, con gran piacere, ci troverai tuo figlio corazziere. La ventilazione, il massimo della spacciataggine, essere accanto ad Alice Dellen Kessler a gambe scoperte dopo aver persino tentato di fare due passetti. No, ma il massimo, è stata bravissima, bellissima. Vabbè, insomma, ne parliamo. Insomma, ma scusa, questa era la tua voce? Sì, questa era la mia voce con le ragazze del coro che mi hanno aiutato dandomi la base sotto, come fanno anche grandi, eh? E mi
hanno aiutato. Io voglio ringraziarle moltissimo, perché altrimenti non avrei mai avuto il coraggio di fare questo scherzo, insomma, che è stato. Comunque... Non averlo questo coraggio, sì, io ero un po' così imbarazzata e si vedeva. Comunque, come disse Angie Dickinson in un famoso film, disse che lei, per far dimenticare altre cose, aveva scoperto le gambe. E io ho preso esempio da Angie Dickinson, ho fatto così forse qualcuno si distrae e sente meno voci e movimenti, che non sono certamente i movimenti aggraziati che accompagnano da sempre. Ma lei ha fatto l'attrice, noi abbiamo fatto le ballerine cantanti da sempre, quindi certo, non si può paragonare. Certo. Comunque, abbiamo voluto festeggiare così insieme a voi queste 100 puntate di Pronto Chi Gioca, ma ci sarà una grande torta alle 2 a cui siete invitati tutti, e mi piacerebbe veramente che ci foste tutti qui, ma lo studio è così pieno che mi sembra di avervi tutti qui, ce ne sono di più che a quelli della notte, qui a quelli del mattino. Ci rivediamo alle 2 dopo il telegiornale, buon pranzo a tutti, mi ricambierò, non vi preoccupate, ciao.